Ditemi voi se avete terminato. Sì, ci siamo. Ripeto, liberissime di mantenere questa cosa proprio per voi stessi o se qualcuno invece ha la voglia di condividerla, questo a vostra discrezione. Domanda è, se volete risultati in termini di efficacia delle vostre performance, non c'è. Risultati in termini di efficacia della performance, lo stress potrebbe essere necessario, quindi secondo voi, alla luce, diciamo, delle poche cose che abbiamo detto, lo stress lo vedete comunque solo come qualcosa di negativo oppure forse? Stimolante, tante volte, nella misura, Eccessivo di blocco, di blocca di fare l'attività. Ed è quello che ci ha detto anche sempre lo stesso studioso, Hans Selye. Lui ha distinto due tipi di stress e ha detto c'è quello che si chiama distress, che è lo stress cosiddetto tossico, quello che davvero ci fa male, nel senso che semplicemente noi lo abbiamo lasciato andare oltre la soglia, è fuori controllo, si è impossessato di noi e noi non abbiamo più la possibilità di controllare bene le nostre azioni, la nostra comunicazione. Siamo preda dell'emozione, della paura, della rabbia, magari, davvero stimoli, uno o più stimoli, che instaurano in noi un logorio progressivo. Questo significa avere proprio conseguenze a livello fisico nel tempo, cioè lo stress che non solo non lo controlliamo in quella situazione lì, ma non lo controlliamo in generale. Ogni giorno, con uno stillicidio, aumenta finché non arriviamo a una situazione in cui il fisico non ce la fa più a reggerlo, si abbassano le difese immunitarie, abbiamo un cortisolo che proprio viene prodotto in quantità enormi e quindi stiamo veramente male. Fortunatamente, anzi se ci dice che non c'è solo il distress, noi possiamo in realtà non arrivare al distress. Possiamo gestire prima la situazione e gestirla bene, nel senso che quello stress che proviamo in realtà ci è assolutamente di aiuto, in quanto uno o più stimoli esterni allenano, dice, la nostra capacità di adattamento, lo stress che definisce tonico, quindi è qualcosa che in realtà ci dà anche motivazione. Quando dovete andare a parlare al briefing, piuttosto che col capo, eccetera, potete andarci con una motivazione maggiore se siete un pochettino stressati anche. L'importante è gestirlo, quindi non farlo andare oltre una certa soglia. Ma è anche una cosa naturale, cioè ogni Esatto. sportivo ha la Sì. stessa cosa, cioè io stresso il muscolo, una cosa fino a un certo punto è una cosa positiva perché io obbligo di dividersi, di diventare più largo, più grande e fa muscoli e mi difende diciamo, dal mio stress quale io applico su di lui. Faccio l'esagerazione, va in tilt. Fa male perché ha esagerato, è la stessa cosa su di noi, sulla mente. Sono La uguale. mente, hai detto una cosa importantissima, la mente, poi ci arriviamo. Qui vediamo questo semplicissimo diagramma, dove vediamo che lo stato di calma in realtà non è proprio così produttivo. Cioè, se voi andate veramente al briefing e avete voi avete scoperto, voi vi occupate di imballaggi. Avete scoperto che c'è un nuovo materiale altamente ecologico di cui non è ancora stato depositato il marchio, no? Che potreste utilizzare, è una notizia importante per la vostra azienda, vorreste far entrare questa novità, dovete andare a comunicarlo e andate così. Ci sarebbe un nuovo materiale, sarebbe anche altamente ecologico. In effetti penso che possa essere utile per migliorare Esaurimento, la sono nostra. tutti così. Giusto? Se questo è l'atteggiamento, invece io so che c'è un nuovo materiale, ho l'esclusiva per
perché non è anche stato depositato il marchio ancora. Abbiamo la possibilità addirittura di entrare in contatto con la produzione, avere un'esclusiva, eccetera, eccetera, siamo i primi. Voi arrivate comunque con un atteggiamento differente, ma perché eravate anche un po' stressati? Perché la cosa comunque per voi è molto importante, ci tenete e ci mettete comunque motivazione, perché la prima cosa è pensare all'obiettivo. Oltretutto è altamente ecologico questo materiale, quindi sapete anche che c'è una finalità ulteriore e superiore che è in linea anche con i vostri valori, e quindi per voi è un apportare un miglioramento all'azienda, ma è anche un apportare un miglioramento magari all'ambiente in generale, quindi comunque c'è una motivazione anche profonda, proprio che vi porta a comunicare questa cosa in una maniera molto più tonica. E quello che appunto vediamo è che c'è questa curva per cui arriviamo alla soglia dell'eustress, che è quella che ci consente di essere efficaci, e lì vediamo... Eufobia o che cosa è oi? Eufobia stress o... È molto soggettivo, nel senso che, come dicevo prima, le rappresentazioni sono molto soggettive di queste cose, per cui c'è la persona che può essere molto sicura, quindi entra in uno status che è di sicurezza, una persona che entra invece in uno status appunto di euforia, una persona che in quel momento prova, non so, una situazione paragonabile a quella dello sportivo, magari con una forma di adrenalina anche di un certo tipo. Quindi ciascuno di noi in realtà, e poi c'è anche quello che invece ci riesce magari nello stato di calma, nel senso che per essere motivato e potersi esprimere in un certo modo ha bisogno di sviluppare uno stato di calma interiore. È soggettiva questa cosa. Cioè, esatto, io ho fatto l'esempio, però a volte capita che hai delle persone che ti dicono le cose così, però purtroppo devi andare un po' oltre alla forma della presentazione, perché magari il contenuto c'è anche. Però ecco, c'è chi in realtà per essere efficace ha bisogno di uno scoperto che... Sì. Esatto, oppure l'ha sparata un po' troppo così. Io ho parlato con uno sportivo in questi giorni che è appassionato di go-kart e gli suggerivo un allenamento di tipo mentale per la preparazione delle sue gare, e ho scoperto che lui non deve entrare in un certo tipo di status eccessivamente appunto motivato e gasato, eccetera eccetera, sicuro, perché gli scatta, non si sa per quale ragione, maggiormente la paura della velocità. Va più in confusione se è troppo carico. Lui ha bisogno dello stato di calma. Queste sono cose che, poi lo vedremo un pochettino più avanti, si possono coltivare grazie a una programmazione neurolinguistica. Quindi abbiamo una buona notizia, finalmente, che lo stress e la paura nella giusta misura sono funzionali alla buona riuscita della nostra performance. Quindi va bene essere un po' stressati, l'importante è non permettere che la cosa parta dalla tangente, quindi finire nel distress. Io prima nella slide del eustress ho messo del curry, nel senso che nella mia visione personale lo stress è un po' una spezia, cioè dobbiamo diventare bravi chef nel dosare, perché la spezia, se è eccessiva, comunque rende il piatto disgustoso, perché mi toglie in realtà il sapore e il gusto degli ingredienti, quelli buoni. Così contemporaneamente troppa poca spezia magari lo rende un pochettino insipido e poco interessante come piatto. Quindi sta a noi un po' calibrare le cose e arrivare quindi a una... Sì. Scusa, una cosa che mi è venuta in mente. Sì. Cioè, mi capitava spesso di avere un capo quale gira a 250, e io sono uno che sa di lavorare al meglio se ho la calma, se io mi prendo i miei 5 minuti di riflessione. Allora il mio comportamento era percepito dal mio capo come è quello, ma è comodo, è no? cioè, invece come si fa di comunicare, di percepire la, diciamo, la importanza del compito senza entrare in stress? Cioè, mi capita, mi hanno dato un compito molto importante, io ho percepito la importanza, deve assolutamente andare in porta, ma io, conoscendo me stesso, sapevo che devo reagire in modo calmo per andare in porta. Sì.
Allora, questa calma è stata percepita in modo, cioè non ha capito la emergenza. E quello, in quel momento sono uscito lo stesso dopo di comunicare a lui, sì, ho capito assolutamente, questo deve funzionare assolutamente in questo modo e non diverso in questi tempi, ma preferisco di pianificare, nonostante tutte le tempistiche strettissime, diciamo l'intervento, per garantire dopo anche di non sbagliare. Certo. Ma questo è il problema, di fare capire l'altro come veramente abbiamo percepito. Anche l'altra volta, per esempio, quei sistemi rappresentazionali, avete visto VA, K, cioè persone visive, persone uditive, persone cinestesiche, e tendenzialmente questi sistemi rappresentazionali poi si riflettono in una modalità diversa di comportamento. Il visivo è assolutamente veloce, è velocissimo. Il cinestesico, diversamente, è molto più riflessivo e ha bisogno di una calma differente per poter agire nella maniera corretta. E questo, questo che ti è accaduto, purtroppo succede in una maniera inconsapevole, perché tendenzialmente le persone non stanno lì a pensare, ecco, adesso lui ha un sistema rappresentazionale così, io ce l'ho diverso, quindi ognuno di noi ha un modo differente di approcciarsi al problema. Adesso quello che accade è l'incomprensione, perché il visivo straveloce pensa che il suo modo sia quello corretto e l'unico, e l'altra persona si sente poco compresa, magari nel tuo caso, perché sa di non essere in realtà lì adagiato sugli allori a non fare niente, ma perché, capita proprio l'importanza del problema da affrontare, sa che il suo modo è quello di utilizzare la calma per essere poi efficace. Forse può valere la pena esplicitarlo anche, potrebbe valere la pena dirlo, nel senso di far comprendere davvero, come hai fatto tu, mi è parso di capire che hai compreso l'importanza della cosa e che il tuo modo sarebbe stato quello di pianificare. Doveva farmi capire di aver capito l'importanza, esatto. Ma nonostante quello io mi comportato come io pensavo di dover comportarmi per essere sicuro di fare errori. Hai raggiunto l'obiettivo? Sicuramente, sì. Ma in modo mio, non in modo del mio superiore, quale adesso veloce, ma chiama, fa. Sì. Ecco, non è un'esperienza antecedente di nostra azienda. È perché appunto ci può essere una persona, è vero che non entra in empatia con noi, non ci comprende, proprio perché noi abbiamo la tendenza a considerare quella che dicevo prima, la nostra mappa rappresentazionale del mondo, come unica. È unica, valida, unica vera, unica possibile. E allora tante volte perché non ci capiamo? Per questo, perché abbiamo veramente dei modi diversi di esprimerci e di agire. Nel caso del public speaking, quindi messo insieme lo stress del lavoro e lo stress del dover parlare in pubblico, quello che può succedere è che quest'ansia, la paura, eccetera, si stratifichi al punto da diventare quasi una sorta di bomba possibile che non ci consente magari di affrontare bene la situazione. Quello che possiamo fare invece è decidere di trasformare lo stress in una risorsa, in qualcosa che ci aiuti, ciascuno secondo il proprio modo. Distinguerei due fasi, quindi in una performance di public speaking possiamo gestire lo stress in due momenti. Uno è quello antecedente, cosa facciamo prima? Ci dobbiamo preparare. Spesso non lo facciamo, nel senso che sì, okay, c'è il briefing, magari vi avete a cadenza, non so, settimanale, avete delle riunioni comunque fisse, e si va così. Si sa che si vorrebbe parlare di qualcosa, magari c'è una cosa che vogliamo comunicare, ma difficilmente a casa prendiamo carta e penna e magari ci scriviamo quello che noi, che per noi conta veramente. Qual è il messaggio e l'obiettivo? Penso che di obiettivo vi abbia ampiamente parlato Davide, dell'importanza dell'obiettivo, perché nel momento in cui noi abbiamo fissato l'obiettivo, noi abbiamo chiara la nostra intenzione.
E le nostre azioni, quando sono ben intenzionate e rivolte verso un obiettivo, molto più facilmente poi si possono concretizzare, mentre andare così senza averci pensato prima può portare a una mancanza di efficacia.